E ci siamo Amici Biscotti, io sono Andrea Oreo e benvenuti nel mio canale. Oggi inizia quello che sarà una fantastica serie su Dragon Quest Builder 2. L'ho detto bene? Spero di sì. Perciò direi di lasciarvi direttamente al gameplay, anche se prima ci sarà un pezzo di storia. Perciò 3, 2, 1, let's go! Ok, eccoci nel vivo del gameplay e questa mi sa che sarà una parte tutorial. Allora, ci muoviamo, questo per controllare la telecamera e spazio per saltare. E per aprire e via che ci siamo. Olè, ho già fatto questa parte per vedere un po' come... Oh, di qua non c'ero mica andato prima. Per vedere un po' i tasti, i comandi e come veniva la registrazione, direi che è tutto perfetto. Comunque andiamo immediatamente sopra e parliamo con questo teschio un po' peloso. Beh, che brutto. No, per le ossa a chi? Ah, ci dà del cibo, che gentile. Molto, molto gentile. Beh, che schifo. Mangia con il destro, ok. Perché non me lo fai mangiare? Ah, perché deve ancora parlare, ok. Dobbiamo mangiare, a quanto pare il cibo ci serve in questo gioco. Ah, adoro mangiare. Parliamo di nuovo con lui. Sì, appiccicaticcia, molliccia, va bene. Ah, diventiamo anche noi degli scheletri, come voi? Diventeremo anche noi dei pirati scheletri? Quanta gente che c'è qua. Ah, ma quello è il tizio della storia di prima. Intanto parliamo con gli altri. Cioè, con questo. Ok. Sì, cos'è che stiamo facendo? Ok, devo parlare con loro. Ed evitiamo i bucherelli. Non lui, parliamo con il tizio con le doppie Morningstar, le doppie mazze chiodate, mi sono sbagliato. Quanti nomi? Sì, comunque andrò un po' spedito in questi dialoghi, almeno all'inizio,
perché sono molto lunghi e spiegano molte cose. Al massimo, nel prossimo episodio vi farò un piccolo riassunto di tutto. Scrivetelo nei commenti nel caso volete un piccolo riassunto. E tu parli con la F. Sì, effettivamente la lingua fra i denti. Molto divertente. Dove fare? Favere. Ok. Va bene. Ma a quanto pare siamo costruttori e in giro per il mondo ci sono un bel po' di costruttori. Ok. Molto, molto interessante. Tutto molto interessante. Ma. Cioè, nel senso, tu voli, perché dovresti sentire il mal di mare? Che cosa strana. Cioè, nel senso, lui sta volando, perciò non sente l'ondeggiare di questa nave, ma comunque ha mal di mare. Chi siamo noi per capire l'anatomia dei pipistrellozzi? Ah, quanto odio gli slime, perché parlano con lo slimondo. Slurpossente, slimmortale. Ah. Sì, convinto, convinto nell'anima che ci puoi far fuori. Comunque, una cosa figa che ho scoperto prima è che con la V possiamo andare in prima persona. Preferisco tenere. Oh Madonna, se siamo veloci. Oh Madonna, se siamo veloci. Questo è un Need for Speed under the barca, a quanto pare, però. Non perdiamoci in chiacchiere e continuiamo a perderci in chiacchiere. Mi piace essere un moscardino. Mi piacciono i moscardini, effettivamente. E mi sta venendo fame a dir questo. Vabbè. Sai, ci farete fuori? Ci userete per costruire una piramide? Come nell'antico Egitto? Abbiamo completato la missione. Va bene. Ok, adesso c'è dello schiavismo, immagino. Ah, bene, solo del prendere della legna. Ma sì, dai. Questo legname ci può essere utile per scappare e picchiarli poi. Olè. È vero, effettivamente se mi costruisco un bastone potrei fare un po' di male in giro. Questo sarà l'inizio della vostra fine. Ok. Ah, mi sa che questa sarà una parte tutorial, ha intuito. Ne ho mancato uno. Ah, sì, ne ho mancato uno. Mi sa che sarà una parte tutorial, perciò quasi quasi, visto che non so quanto è lunga e non voglio fare tipo 50 anni di io che prendo legnetto, io che do legnetto, io che prendo altro legnetto, io che do altro legnetto, io che lo prendo nel faccione e io che lo do nel faccione. Ok, questa suonava un po' brutta. Jack, posso volare? Ok, battute a parte, mi sa che vi salto questa parte di tutorial in modo che vi lascio a un gameplay un po' più frizzantino, un po' più divertente. Perciò, silenzio di tomba e via che si va. Magari ve l'accelero, anzi, vi faccio un mega timelapse di tutto questo tutorial. Ok, fermo un attimo il timelapse. Ma perché corre con le braccia aperte? È tipo una ragazzina degli anime. Aspetta, come si fa a vedere? Ok, magari da così. Ah no, è tipo Naruto style. Possiamo andare a invadere l'area 51. Che figata. Comunque, continuiamo con questo tutorial.
Yeah, abbiamo scoperto le mani. Ok, mi sa che abbiamo finito finalmente il tutorial. Per farvi un breve, brevissimo riassunto, abbiamo... Aspettate, una mazza. Abbiamo imparato a usare le mani, abbiamo imparato a costruire delle torce. Siamo stati veramente bravi. Diamoci un 5. Ole. Sì, abbiamo fatto tutto, siamo veramente bravissimi. Verità, non abbiamo fatto così tanta fatica. Vabbè. Sì, sono abbastanza strano, sono Andrea Oreo. Di fatto fino a quando non avrò sentito la bocca. In teoria siamo i costruttori, dovrebbe piacerci. Ok, che a poche persone piace fare il proprio lavoro, però... Va bene. Dai, dimmi che succede qualcosa. Come? Sì, abbiamo un libro. E inizia anche a piovere, il libro si potrebbe bagnare, ma forse è un libro magico. Da dove viene? Dal cielo? È bello vedere come il capitano è il primo che scappa. No, no, bravo, bravo. Sì, non posso muovermi, devo premere un tasto? Deve succedere qualcosa. Ah no, ok. Ah, è tipo la voce interiore, la voce de della divina... Brambeppa. Aspetta, sei tu mio padre? Ok. Non siamo d'acqua dolce, siamo da acqua e sapone. Quante emozioni in questa nave, quanto mal di mare. Madonna, che belle chiappette che abbiamo. Comunque è veramente figo che gli ha messo tutte queste battutine in base alla razza, diciamo, al tipo di mostro. Noi volevamo andare in stiva. Ole, dai, le nostre chiappette ci servono. Ole, perché poi ci ha chiuso la porta? Ma è infame. È una faccia di maiale. Potere dei guanti, attivati. No. No. Aspetta, ma cambiano. Boh. Potere dei guanti, attivati. Ah, ma c'è anche l'acqua dinamica, che figata. Nell'uno non c'era. Sì, perché all'uno l'ho già giocato. Aspetta, c'era ancora altro. E c'è un gatto che bussa alla porta, ma per ora lo ignoreremo. Stiamo imbarcando acqua, l'ho visto. Lasciami lavorare e stai zitto. Potere del guanto, attivati. Siamo tipo Iron Man. No, ho sbagliato. Ole, qua. Perfetto. No, non siamo Iron Man, siamo tipo
Thanos che ha il guanto dell'infinito. Noi abbiamo i guanti del costruttore, che potrebbero essere quasi più forti. Facciamo una cosa, faccio entrare il gatto. Olè, tutto questo ho anche salvato il ciccio gatto, che bravo che sono. Un like per il ciccio gatto. Dai, dai. Dovevo chiamarmi Thanos, con i nostri due guanti dell'infinito. Siamo anche più forti, ne abbiamo due di guanti. Sbaglio tasto, di qua. Dai, corsa la Naruto. Come cacchio salto lì? Olè. Perfetto, perfetto. Prossima cassa e prossima tappaggio. No. Ah no, che... No. Però è figa, è dinamica, dinamica la Minecraft. Molto, molto interessante. Come cacchio lo piazzo lì? Olè, perfetto. Secondo me si apriranno altri tre buchi. Così è intuito. Vedendo quante casse ci sono ancora qui. Uno, due, tre. Abbiamo tappato tutti i buchi. Siamo perfetti, dai. Prossima missione. Che poi... No, non mi dimenticherò mai di te, del tuo scherzone con la mia testa, delle tue ossa perfette e lisce. Scena di gioco, mi sa che qui la telecamera non la posso togliere perché sono già in gioco, ma devo stare zitto forse. Che cosa brutta. Non me lo immaginavo da un gioco come questo. Ok, non hanno fatto vedere nulla, per carità. Però... Che figata. Mi è venuta anche la pelle d'oca con quest'intro. Molto molto bella, ho amato l'uno, ho amato molto l'uno e il due mi sa che sarà fantastico come il primo. Cacchio, anche io voglio un... E quello cos'è? E abbiamo trovato l'oro. E... Che figata. E perché abbiamo anche un amico. Potremmo anche giocare con gli amici. Cosa interessante. Ma perché c'è tanto di bandiere. Gli ha messo solo un martellino lì all'inizio. Mettine tipo due o tre almeno. Me gusta la mangusta. Abbiamo fatto anche un achievement. Siamo fichissimi. Insieme al resto della nave dello scheletro. No! Mi manca quasi quello scheletro. Comunque, amici biscotti, vediamo se posso salvare. Salviamo. Oh. Salvataggio fatto. E non spegniamo il sistema. Olè. E ci siamo, amici biscotti. No, non dovevo dire ci siamo, ma dovevo dire... Sì, ci siamo. Direi che finisce qua questo primo episodio di Monster Hunter, di Dragon Quest Builders 2.
Molto, molto figo, mi è piaciuto, mi sta piacendo per ora e vedo già una cassina, ma nel prossimo episodio... Ah, non so se riesco a trattare... Dai, dai, l'apriamo in questo episodio, l'apriamo in questo episodio. Dai, 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 voglio aprire quella cassa. Sì, ok, però voglio aprire la cassa e troviamo un... Cioè, seriamente? Cioè, ecco, guarda, una cassa d'oro con tutte le sfumature rosse, il velluttino, per due alghe. Che delusione. E con questa delusione direi che ci vediamo a un prossimo episodio. Vi ricordo di lasciare un like, commentare e iscrivervi e fare tutte quelle cose che fanno i giovani per gli youtuber famosi. Anche se non sono uno youtuber famoso. Posso andare anche sott'acqua, che figata. Direi che ci vediamo a un prossimo episodio e ciao ciao, amici biscottoni.